Mister, questo Follonica Caforana è un rompicapo. Sì, è un rompicapo perché ci riesce a perdere una partita come oggi, è altro che rompicapo di più. Un'autorete e un rigore a tempo scaduto per di l'uomo. Quando non mi sembrava che non ci fosse la minima difficoltà di tenere il vantaggio, anzi io ero convinto di si poteva fare il 2-0. Praticamente con tre azioni offensive hanno vinto la partita, più o meno. Che si può fare a questo punto, cioè su che cosa bisogna lavorare? Ci sono degli errori troppo grossi, purtroppo. Primo, una rete clamorosa, insomma. Gli abbiamo dato noi la palla dopo un angolo e poi ce lo siamo buttati, fatto da noi, una rete clamorosa, no, avrà il portiere facile addosso. Dura, se non limiamo tutti questi errori elementari, è dura. Speriamo di farcela. Ecco, lei nella sua lunghissima esperienza ne ha viste di situazioni così, ci può confortare. Sì, però dopo un mese passa di tempo, questi errori sono sempre troppo grossi. Sempre troppo grossi. Non è chiaro che siamo anche in un periodo che basta sbagliare un attimo, sei punito. Noi siamo arrivati oggi a un tempo e mezzo senza il nostro portiere praticamente avesse toccato la palla, mi sembra. Sì, un'ora. Un'ora, sì, un'ora senza il nostro portiere avesse toccato la palla. Gli si è dato la palla dell'unica occasione che hanno avuto prima di pari, che lì l'abbiamo rimediata, ma anche lì l'abbiamo data noi. Bastava mandarla via, non succedeva niente. Cioè, gli errori singoli grossi, capito? Ecco, io prendo un gol come abbiamo fatto noi. Se gli altri mi fanno un gol come abbiamo fatto noi, bravura degli altri, bravura. Però i gol che prendiamo noi non sono bravura degli altri. Come l'ultimo rigore, non mi puoi far rigore. Ti basta tu temporeggi, non entri. Poi è chiaro, ci va tutto male perché basta ci sia un minimo episodio, ci gira sempre all'inverso. Domenica prossima un ritorno a Grosseto per lei, per il derby. Sì, speravo di arrivarci in situazione migliore che non così, però andiamo a fare una buona gara.